il campo da tennis per me è il mio posto felice, il mio rifugio, è un posto dove mi sento a casa, e quindi il tennis è stato il mio primo grande amore e sempre lo sarà, perché comunque fa parte di me, proprio nelle vene. E quindi io sul campo sono felice, e lo sono anche con i miei bambini, con la mia famiglia, anche quando Fabio è in campo, io sono felice che lui sia su quel campo da tennis, a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta. Il mio primo incontro con il campo penso sia stato da molto molto piccola, perché il tennis è sempre stato uno sport molto presente nella mia famiglia, e realmente il primo incontro con un campo da tennis io non ho un ricordo preciso. Però mi viene sempre raccontato che, visto che anche i miei genitori giocano tanto a tennis, hanno sempre giocato, tutta la mia famiglia ha sempre giocato a tennis, loro mi hanno sempre dato l'immagine di una bambina molto piccola a bordo campo che giocava con la terra rossa, mentre loro giocavano il loro doppio misto con gli amici, e quindi a me mi lasciavano lì in relax, come se fossi sulla spiaggia praticamente. Loro mi dicono sempre: tu eri sul campo come se fossi su una spiaggia, giocavi con la terra rossa, con le tue cosine, e stavi lì tranquilla. Quindi questa è l'immagine che mi piace ricordare sicuramente. Ogni giocatore ha il suo campo preferito, e su ogni superficie è molto diversa. La terra rossa è una superficie dove tu devi muoverti di più, devi andare a cercare la palla, quindi devi avere una mobilità di gamba molto molto veloce. Il campo in cemento invece è un altro tipo di gioco, dove la palla viene verso di te, quindi devi essere sempre ben posizionata, bene con i piedi per terra. L'erba è totalmente diversa, devi essere sempre bassa con le gambe perché la palla rimbalza bassa. Quindi i campi e i terreni di gioco sono super diversi, e l'atleta, il tennista, si deve adattare a ogni situazione. Quindi campo, sole, freddo, vento, tutto. È un continuo aggiustarsi alle situazioni che la vita ti mette davanti. Ho sempre preferito il campo in terra rossa, devo essere sincera. Sono nata sulla terra rossa, in Italia poi c'è tanta tradizione di campi sulla terra rossa, e quindi sono nata sulla terra rossa e ho sempre detto che preferivo giocare sulla terra rossa. Ma la verità e la realtà dei fatti è che col tempo ho imparato a giocare molto bene anche sul campo in resina, tipo questo dove siamo oggi. Anzi, uno molto simile a questo è proprio quello degli US Open, dove ho vinto il torneo. Quindi i miei più grossi risultati, le mie più grosse soddisfazioni tennistiche, alla fine io le ho avute sul campo in resina, ed è una cosa particolare se ci pensi, no? Il momento più felice della mia carriera è sicuramente stata la vittoria degli US Open, è inevitabile dirlo, anche se devo dire che ci sono stati più momenti felicissimi. Però quello degli US Open è stato un momento unico, nel quale più che felice ero proprio in pace con me stessa, e quella sensazione non la dimenticherò mai. Tutti mi dicevano: ma sei felice perché sei troppo tranquilla? E dicevo: sì, sono felice, ma sono proprio in pace, quindi ero proprio, sai, in quella bolla meravigliosa. Invece il momento più buio è stato invece all'età di 30 anni, dopo le Olimpiadi di Londra, dove mi sono rotta il legamento del polso destro, quindi della mano dominante. E quello sono stati 9 mesi durissimi, dove non ho giocato, facevo solo preparazione fisica, solo fisioterapia per tornare al massimo del livello, e non sapevo se mai avrei avuto la stessa sicurezza in campo che avevo lasciato un anno prima. Quello è stato il momento più duro in assoluto. E ne sono venuta fuori perché sono testarda, fondamentalmente. Ne sono venuta fuori perché sono molto testarda, avevo un obiettivo, quello di darmi un'altra possibilità, un'altra chance, e vedere se fossi ancora in grado di. E quindi mi sono data un po' di tempo, ho avuto pazienza, ho mangiato anche tante pietre dure nei momenti pesanti, ho perso tantissime partite, e poi dal nulla sono rinata. Allora, le figure che nella mia carriera mi hanno supportato e mi sono sempre state vicine sono sicuramente la mia famiglia in primis, quindi mio padre, mia mamma e mia sorella, insomma tutta la mia famiglia, anche se con mio padre ho avuto dei conflitti tremendi, però loro sono stati i primi a credere in me e a aiutarmi a realizzare il mio sogno. E poi ho avuto degli allenatori, no? Ogni allenatore, anche per breve tempo, mi ha dato
quello che mi doveva dare in quel momento, quindi per me sono stati tutti molto importanti, dal primo maestro all'ultimo con cui ho chiuso la carriera. Diciamo che sono stata anche molto fortunata perché io ho avuto dei rapporti lavorativi molto lunghi, quindi un allenatore, il mio allenatore storico Gabriel Urpì per 7 anni, Salvador Navarro, l'ultimo allenatore, per 3 anni, quindi comunque ho fatto una carriera praticamente con loro. E loro sono stati quelli che hanno sempre creduto in me, soprattutto quando io non ci credevo, e questa è la cosa fondamentale. Tutto il mio team è stato fondamentale per me. Il mio più grande supporter oggi, a parte mio marito, che vabbè è scontato, diciamo, credo che sia mio figlio Federico. È lui quello che lo metto di casa, quello che ogni volta dice: mamma, come sei forte, sei più forte tu di papà. Quindi mi piace questa cosa, che lui mi veda come una donna forte. E è veramente lui quello che in casa, anche visto che Fabio non c'è spesso, lui fa un pochino l'ometto e mi aiuta in tutto quanto. Penso che la cosa più bella che il campo, il tennis mi hanno insegnato nella mia carriera sia il fatto di non mollare mai, di cadere, rialzarmi, trovare la soluzione, trovare la forza sempre di trovare una soluzione a qualsiasi problema. E questa è una cosa che grazie a Dio mi è rimasta e spero che mi rimanga per sempre, perché è veramente una facilità anche nella vita, no? Nella quotidianità, la capacità di avere un problema ma avere anche la freddezza e la velocità di trovare una soluzione, non crearti ancora problemi, alibi e piangerti addosso. Ecco, questo è un insegnamento importantissimo per me e devo ringraziare il mio sport che me l'ha insegnato con il tempo.